Allora Pino, questo spettacolo qua a Marsala, intanto quali sono le tue emozioni? Intanto ho sentito il pubblico molto divertito e quindi hanno colto l'ironia di questo spettacolo e questo ci ha gratificato, perché uno spettacolo pieno di poesia, d'amore, di sentimento, ma anche con dei momenti di commedia, quindi il pubblico è molto sensibile e molto recettivo, ci ha molto appunto gratificato e ci ha aiutato a farlo ancora meglio. Questo Ulisse era un Ulisse che mostrava il suo lato umano, no? Debole talvolta, sì, eccetera, insomma, come ti sei impersonato in questo personaggio? Beh, io sono un po' così come Ulisse, vengo maltrattato da mia moglie molto spesso perché faccio delle cose che non vanno fatte, quindi anche Ulisse si rende conto poi di avere un po' sbagliato, di essere stato troppo a lungo fuori da Itaca, questo viaggio è durato troppo, e quindi quando poi si presenta davanti a sua moglie dicendo di essere un altro, di essere un mendicante, lei giustamente pianifica di vendicarsi e lo fa con astuzia tipicamente femminile, servendomi appunto una serie di vendette a catena. Come è lavorare con Ornella? Non so, un sogno, una meraviglia, un premio della vita. Ok, grazie. Adesso Ornella a te. Allora, tu hai iniziato, diciamo, qua in Sicilia, no? Con La sposa più bella, quindi sicuramente avrai dei ricordi molto belli. Adesso, diciamo, da matura ritornare in Sicilia, che cosa significa per te? Beh, la Sicilia è una terra meravigliosa, ne parlavamo ieri a cena di quanto è piena di tutto, è piena di ricchezze, di bellezza, di immagini, questo mare meraviglioso, questa cucina pazzesca, ceramiche meravigliose, cioè la Sicilia è un dono. Hai i tuoi amici qua, immagino, in Sicilia, no? Un po' dei ricordi con degli amici che magari ogni tanto vieni a trovare, o sì, no? No, ma magari vengo a trovare è più difficile, però sicuramente ho degli amici cari qui in Sicilia, sì. Il tuo personaggio invece, il personaggio di Penelope, è una donna molto determinata, no? Tu hai impersonato questo personaggio, che emozioni hai avuto? Ma guarda, a me è molto piaciuto proprio questo risvolto diverso, dove c'è una donna che è intelligente, che è sensibile, ma anche un po', come dire, rancorosa, ma è normale, 20 anni di assenza, dove Ulisse non solo è andato in giro a fare guerre, ma anche altro. E dunque accoglierlo così, come se niente fosse, non sarebbe stato neanche rispettoso per lei. I tuoi progetti attualmente, a parte il teatro, hai progetti, il cinema, ritornerai al cinema presto? Presto sta uscendo un film di Giorgio Amato che si chiama Lo sposo indeciso. Ok, tu invece Pino, i tuoi progetti futuri? Io tornerò in Sicilia a marzo con Buoni da morire, un altro spettacolo che andrà a Noto, a Comiso e altre città della Sicilia, e anche quella è una commedia molto bella, contemporanea e molto divertente. Vi chiedo a tutte e due un saluto ai siciliani. Ciao siciliani. Anche tu Pino vuoi dire qualcosa? Camorria, andate a teatro che è bellissimo stare insieme, emozionarsi insieme e ridere insieme. Ok, grazie a tutte e due, grazie. Buonasera, ormai non vi dico più benvenuti, vi dico ben trovati alla 15ª rassegna Lo Stagnone, scena di uno spettacolo, perché ormai questo è l'appuntamento della domenica marsalese. E fatevi un applauso per essere qui a riempire con la cultura e con la bellezza questo teatro. Ricordiamo che questa è una rassegna organizzata dalla compagnia teatrale Sipario, presieduta da Vito Scarpitta, e prima di entrare nel vivo e presentare lo spettacolo di stasera necessitano dei ringraziamenti. L'evento si iscrive all'interno del cartellone che conta sul patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala, e ringraziamo il Movimento Artistico Culturale di cui Vito Scarpitta è vicepresidente, l'albergo ristorante Le Caserie di Nicola San Martano e Prima Fila Service che cura il service per stasera. Prima di presentarvi l'evento di stasera, di questo pomeriggio, vi invito subito domenica prossima 12 febbraio alle ore 18 ad un altro appuntamento imperdibile della rassegna, stasera con Uccio De Santis, Umberto Sardella e Antonella Genga. Il comico e attore pugliese approda a Marsala con uno spettacolo di cabaret, e abbiamo tutti bisogno di ridere in questo momento dopo questi anni così pesanti. Un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili, non potete mancare, anche perché insomma ridere ci fa tanto bene, e davvero siamo qui anche per divertirci, no? Siamo da Reggio,
il mio cuore batte all'impazzata, come pure quello del mio affidato Arno, il cane che lasciai 20 anni fa e che senza aver bisogno nemmeno di un attimo mi ha riconosciuto sotto straccio e sporcizia, mi ha fatto tutte le feste che poteva e poi è morto. Mi ha atteso per potermi dimostrare fino all'ultimo la sua fedeltà. Ben altra accoglienza mi riserva invece Antino, il più audace dei proci, che dopo aver rimproverato Omeo di aver portato alla reggia un'inutile bocca da sfamare, la mia, mi colpisce alla spalla con uno sgabello. In realtà l'ho provocato io, tanto per scaldarmi un po', chiedendogli come mai fosse così restio a darmi un pezzo di carne che peraltro non gli appartiene. Nel frattempo Telemaco è andato a salutare la madre e sono certo che non le rivelerà nulla del mio arrivo. Poco fa si è mostrata nel salone con le spalle coperte da un manto color del mare ed una collana di lapislazzuli intorno al collo. Chissà se quel manto e quella collana sono dono dei Proci. Certamente non li aveva quando sono partito per la guerra di Troia. Ulisse ha immediatamente mutato la collana di lapislazzuli che circonda il mio collo. Non ho resistito e le ho chiesto con finta indifferenza: ci sono forse cave di lapislazzuli qui a Itaca? Io mi sono limitata a ringraziarlo per i complimenti e questo deve aver confermato il suo sospetto che io abbia avuto la collana in dono da uno dei Proci, magari proprio d'Antino. Straniero, più che delle cave di pietre preziose, sono preoccupata per le strade dissestate, per il forno del pane che è insufficiente e per la necessità di una nuova cisterna per aumentare la riserva d'acqua. Ho insomma voluto fargli capire che sono io e solo io a preoccuparmi della vita e del sostentamento dei nostri sudditi durante la sua ingiustificata assenza. Con la luce del giorno Leonardo mi appare ancora più bella. Mi sembrava una donna così fragile tanti anni fa quando sono partito da Itaca e immaginavo che avrebbe sofferto molto per la mia assenza, ma ora la ritrovo fortificata nell'animo, sicura di sé, impegnata nel governo dell'isola. Ho parlato molte volte di lei ai miei compagni, ma ora mi rendo conto che parlavo di un'altra donna. Ho lasciato la giovane moglie morbida, premurosa, e ho trovato una donna severa, piena di misteri. Forse ancora più seducente di prima, ma diversa, molto diversa. Ho un pensiero fisso. Quella collana di lapislazzoli e quel manto color del mare che non conosco, da dove vengono? In tutti questi anni Penelope non sarà rimasta sempre alla finestra ad ascoltare il canto degli uccelli o a guardare lo spettacolo del tramonto. È così cambiata, in meglio, in peggio. Ogni tanto dimentico di essere Ulisse e mi sento anch'io un estraneo in questa casa vicino a questa donna. Ma il pensiero fisso di Antino non mi dà pace. È più giovane di me e forse anche più giovane di lei, ed è forte ed è audace. Sono certa che a questo punto Ulisse avrebbe preferito che l'avessi subito riconosciuto per non dover nutrire adesso tutti i dubbi. Essere tormentato da tutte le domande a cui non do risposta. Vado a tutta la sala, ma le mie parole erano solo per Ulisse, che avvolto nei suoi stracci non ha battuto ciglio, né ha piegato le labbra o corrugato la fronte. Duro come una pietra, impassibile è rimasto Ulisse, tutto concentrato ed eccitato per la gara dell'arco. Penelope parla di me come se fossi un fantasma. Forse versa ancora delle lacrime per suo marito, ma ormai non c'è più traccia di desiderio o d'amore in lei. Se negli anni io mi sono lasciato trascinare dalle onde capricciose dell'avventura invece di prendere la strada diretta per Itaca, forse proprio perché dentro di me temevo che i sentimenti di Penelope fossero mutati e troppo amaro per me sarebbe stato il giorno del nostro incontro. E infatti ora io sto naufragando. Proprio nella mia patria, nella mia stessa casa. Io, mentre brucio di passione,
con la mia sposa e trattengo a fatica il mio desiderio di toccare il suo corpo, baciare le sue labbra. Nulla di questa mia passione intravedo più nelle parole e nei gesti di Penelope. In tutti questi anni, ogni notte ho sognato di stringermi al corpo di Ulisse e di baciare ad uno le cicatrici di guerra. Ma ora, se lui vorrà riconquistarmi, dovrà predisporre un assedio molto più difficile di quello intrapreso contro Troia. Ora, è meglio che io vada nelle mie camere e lascia agli uomini il destino di questa casa. Naturalmente, come ho fatto già tante volte, mi nasconderò dietro la tenda in cima alla scala e da lì vedrò quanto accade e pregherò gli dèi di dare a Ulisse ancora il vigore e la forza di piegare il suo arco come un tempo.